ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Animazione, sport, food, giochi e musica in una viale Trento completamente chiusa al traffico. Domenica 15 maggio torna a fermo dalle 10 alle 22 l'Eco Day, manifestazione nata nel 2016 che vede coinvolta gran parte della giunta Calcinaro che con i propri assessorati darà vita ad un'intera giornata di festa. Si partirà alle 10 con il trekking urbano della camminata Donna Rosa, poi alle 11 ci sarà la presentazione delle 100 associazioni che partecipano e alle 12 non potranno mancare i tamburini e gli sbandieratori della cavalcata della Contrada Fiorenza, padrona di casa, ma per il cibo tutti i quartieri saranno presenti per far degustare le proprie specialità. Il pomeriggio vedrà un grande palcoscenico dalle ore 16.30 in cui si avvicenderanno diverse compagnie teatrali e dopo tanta musica live con tutte le attività sportive non che si svolgeranno a rotazione durante tutto il corso della giornata. Sponsor la Site, la società partecipata del Comune di Fermo che, come ha detto l'assessore all'ambiente Alessandro Ciarrocchi, farà comunicazione illustrando il nuovo piano di raccolta dei rifiuti nei quartieri. Ritorna ed è un piacere, 2 anni di pandemia non ci hanno permesso di riproporre questo evento che è stato sicuramente apprezzatissimo dai cittadini fermani, dalle associazioni, da tutti quelli che partecipano e che lo vivono. E questo è l'obiettivo di riprendersi la città, riutilizzare gli spazi della città e valorizzarli in maniera ecosostenibile, in maniera ambientale, cioè in una maniera più pura possibile, tutti a piedi, passeggiamo, ci divertiamo, giochiamo, facciamo delle iniziative, ci saranno delle scuole che esporranno dei lavori ambientali fatti con Asite, con i nostri laboratori, quindi ci sarà un po' di tutto, è una giornata da vivere e invito tutti i fermani a partecipare. Guardate qua, guardate a me.